Dopo le viole che ci hanno offerto Clericetti e Pagliarani, quindi dopo le viole, la viola siciliana ritrovata attraverso Luciano Berio, la viola di Hector Berlioz rivisitata in quest'ultimo brano, noi torniamo invece alla viola da gamba di cui avevamo brevissimamente parlato all'inizio della nostra fascia di prima fila. Ritroviamo la viola da gamba in un brano che in realtà in origine è di Palestrina, era un madrigale di Palestrina che si chiama Vestiva i colli, ma che noi ascoltiamo in una versione appunto di per la viola da gamba. Passaggi, poi ci faremo raccontare, come vi anticipavo, da Roberto Gini esattamente che cosa succede in questo brano e in generale con questo strumento. Ed è Francesco Rognoni l'autore di questa
versione strumentale, di questa rivisitazione strumentale. Ora vediamo qual è in realtà il modo più appropriato di descrivere o di definire questo brano. Lo facciamo insieme a Roberto Gini. Buonasera. Buonasera, benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Roberto Gini è anche l'esecutore di questo brano, naturalmente non da solo, insieme a un gruppo che si chiama Il Concerto, insomma ad altri musicisti che fanno parte di questo gruppo che si chiama Il Concerto delle Viole. E il disco, come peraltro altre raccolte di brani, si richiama o menziona nel titolo La Viola Bastarda. Allora, Roberto Gini è, l'avevamo ricordato in apertura di puntata, un musicista multiforme sotto molti aspetti. Noi l'avevamo ascoltato prima nella veste di direttore per il movimento del Concerto Mozartiano che abbiamo ascoltato all'inizio di Prima Fila, l'abbiamo ascoltato però anche come esecutore appunto alla viola. È docente al Conservatorio di Parma. Di che cosa lo faccio dire a lui, perché mi sembra importante? Ma io sono docente di viola da gamba, prima di tutto la mia cattedra, e insegno ornamentazione e improvvisazione e lo studio di trattati e metodi, che sono delle materie complementari per un dipartimento di musica antica. Io poi sono il coordinatore del dipartimento di musica antica del Conservatorio e uno dei coordinatori del laboratorio di retorica musicale che si tiene annualmente a Parma. Per la retorica musicale è una materia di estrema importanza, ma non solo per il repertorio antico, ma per il linguaggio musicale in assoluto. Assolutamente, questo senza ombra di dubbio, però mi pareva importante insomma far vedere che la quantità di materie che Roberto Gini va a toccare è diciamo più varia, ecco, rispetto a diciamo quello che di consueto spetta a un insegnante di strumento, no? Ornamentazione o retorica, insomma, vuol dire veramente quello che dicevamo un po' un'ora e mezza fa, cioè che per questo repertorio, per questo mondo, per questa epoca, per la musica del Seicento, per la viola da gamba in particolare, ma naturalmente non solo per la viola da gamba, eseguire non significa semplicemente trovarsi una musica bella, pronta, scritta e dover fare quello che la pagina prescrive seguendo semplicemente, no, delle indicazioni precise, ma si tratta spesso di riscoprire. Giusto? Sì, beh, questo poi è una problematica esecutiva che non si riconduce solamente alla musica antica, cioè se mutuiamo quel brutto termine, perché è tutta musica del passato. Ogni repertorio musicale, ogni epoca non può prescindere dalla conoscenza storica delle pratiche, del linguaggio, dell'estetica, quindi non mi sento particolarmente anomalo nell'investigare questi campi che fanno parte proprio della sintesi dei principi dell'esecuzione del repertorio che devo affrontare. Quindi... Ma infatti devo dire che c'è anche una piccola polemica, no? A volte sul termine si parla di approccio filologico, per dire, no? E c'è chi dice no, si tratta di essere informati. Ma è una sofferenza, perché noi soffriamo di questa etichetta o di barocchi o di antichi o appunto storicamente informati, ma io penso che ogni musicista sia storicamente informato, perché se no si crea ancora quel ghetto in cui si pensa, si ritiene che solo la musica antica debba richiedere un'informazione storica, e poi bisogna poi discutere di che cosa sia questa musica antica e cosa sia l'informazione storica, perché allora vorrebbe dire che per fare dei nomi molto comuni, Nikolaus Harnoncourt, che dirige l'orchestra moderna del Concertgebouw dell'Opernhaus di Zurigo, sì, è storicamente informato, ma allora Abbado, che eseguiva Mozart con l'orchestra moderna, si deve dire che non è storicamente informato. Insomma, è una cosa molto vaga, a me sta un po' stretta questa etichetta, è ambigua. Del resto, in qualche modo, se posso permettermi, oggi dovremmo essere storicamente informati sulla storia dello storicamente informato. Infatti, credo che sia un po' questo il punto. No? Questo è un lato molto interessante, perché a Parma, io siccome mi sono reso conto anche che sono cambiate le generazioni, perché io invecchio e non mi rendo conto perché proseguo i miei studi, suono, invece poi mi sono accorto di colpo che sono passati 30 anni, sono quasi due generazioni. Gli allievi giovani, per esempio,
esempio adesso tante cose che io ho nelle orecchie, che hanno fatto i miei punti fermi, non li conoscono, e allora mi sono reso conto che è necessario fare in conservatorio, io lo faccio a Parma con i miei allievi, delle lezioni sulla storia della musica antica del Novecento, perché oramai è un fenomeno storico, non si limita solamente, se pensiamo che la Scuola Cantorum Basiliensis è stata costituita nel 1933, fa molto pensare. Sì, certo, ci avviciniamo al secolo praticamente, quindi le tecniche, anche gli studi musicologici, l'organologia, insomma è stato proprio è in realtà una ricerca che non è mai finita, cioè sta continuando adesso, però è un fenomeno che ha cambiato completamente il volto dell'interpretazione della musica del passato, questo è indubbio. Questo è fuori di dubbio, ma non potendo noi nel breve spazio di questa serata ripercorrere proprio tutta questa storia. Direi proprio di no. Allora, Roberto Gini, proviamo invece a restringere adesso un attimo il discorso fra l'altro a partire dai brani che abbiamo ascoltato e sullo strumento nello specifico, no? Questo brano di Rognoni, Francesco Rognoni, figlio d'arte. Che è per viola bastarda, che è uno degli strumenti che appartiene alla famiglia delle viole da gamba. Io ho qui davanti una frase di Francesco Rognoni che ne descrive, dice: la viola bastarda, qual è regina degli altri strumenti per passeggiare, è un strumento qual non è né tenore né basso né viola, ma tra uno e l'altro di grandezza. Si chiama bastarda perché ora va nell'acuto, ora va nel sopracuto, ora fa una parte, ora ne fa un'altra, ora con nuovi contrappunti, ora con passaggi di imitazioni. Ecco, questa è la viola bastarda, è uno strumento molto capriccioso, come si è potuto notare. Beh, poi quello di Rognoni era un particolare fuoco d'artificio, perché ha un'estensione molto ampia rispetto alla viola da gamba normale, perché essendo quella accordata per terza e una quarta, la viola bassarda delle accordature di quinta e quarta, quindi con lo stesso numero di corde ha un'estensione molto ampia e può percorrere la partitura del madrigale, che viene elaborato con questi passaggi capricciosi che eccedono addirittura la tessitura delle cinque voci del palestrina. Ecco, visto che in apertura di Fascia di Prima Fila quest'oggi avevamo anche già ascoltato un altro brano per viola di Henry Butler, sì. Di che strumento si trattava in questo caso? No, quella era una viola da gamba, consentitemi il termine, normale, nel senso che ha l'accordatura tradizionale per terze e quarte, però è uno strumento che si identificava come division viol, cioè una viola da gamba di una taglia lievemente più piccola per il basso, del basso, e era particolarmente indicata per eseguire i divisions, quindi il pezzo che voi avete ascoltato di Butler erano dei divisions, cioè delle divisioni, delle partite si chiamerebbero, perché il verbo dividere, partire è lo stesso, in Italia si chiama le partite, più tardi si chiameranno variazioni, ma non è veramente una variazione, sono delle partite su un basso ostinato, cioè su un'aria che viene ripetuta e sulla quale la viola da gamba crea delle atmosfere completamente diverse, di grande virtuosismo, oppure di intensità espressiva, di contrappunti. Spero che si sia notata la varietà di colori totalmente diversi da un division nell'altro di quel bellissimo brano di Butler, che era un personaggio molto curioso, è stato uno dei grandi divi della prima metà del Seicento. Ecco, una curiosità, Roberto Gini, sì, comunque la risposta è sì, almeno per quanto riguarda me, si sentivano e come, insomma, la ricchezza e la varietà di colori in quel Butler era sorprendente a tratti, ecco, pensando appunto a uno strumento. Sì, ecco, quel tipo di musica secondo me illustra bene le possibilità dello strumento, perché la viola da gamba è uno strumento bellissimo e ha veramente delle possibilità di contrasti eccezionali, e io concordo con Rognoni quando dice che è la regina degli altri strumenti, sia per la possibilità di scrivere in contrappunto, sia per gli artifici che arrivano a imitare il violino qua e il violone là, insomma, è un bellissimo strumento. Sì. Però una curiosità, la pagina scritta, il testo scritto, nel caso è dell'uno e dell'altro, voglio dire, sia del pezzo di Butler che di Rognoni, che cosa c'è?
Beh, il pezzo di Rognoni, beh, tutto quello che si è sentito è esattamente quello che c'è scritto, non è stato né tolto né aggiunto una nota, perché il testo di Rognoni è come molti esempi nella letteratura di viola, arrivano alla fine di un trattato e quindi sono l'applicazione del trattato. Loro dicono, vedete, questo brano io l'ho scritto, questi passaggi vengono tutti dal trattato, voi leggete il trattato, imparatelo e potete scrivere altri brani con questi, altri, potete ornamentare, improvvisare altri madrigali con questi miei passaggi. E quindi, essendo l'applicazione di un trattato, sono un'improvvisazione scritta, però bisogna notare che i grandi strumentisti come Butler o Rognoni o Orazio Bassani, un'altra star della viola da gamba, loro li improvvisavano questi passaggi, facevano parte di un bagaglio di formule, di estratti melodici, di soggetti che loro all'improvviso applicavano delle composizioni vocali. Ora noi non siamo in grado di fare, siamo in grado di poter costruire, di ricostruire dei madrigali e delle composizioni vocali passeggiate usando il loro materiale, però quello che si è sentito adesso è il testo scritto da Rognoni come è il testo scritto di Butler. È più facile imparare a diminuire un madrigale, non è veramente facile imparare a improvvisare dei division con la tecnica sofisticata come quella di Butler o Simpson o Coleman. Ah beh, immagino, certo, raggiungere quel livello di sofisticazione è impossibile. Per noi è possibile scriverli e poi eseguirli usando le fonti storiche, però improvvisarli è veramente un linguaggio molto particolare, loro suonavano solo quello. Roberto Gini, allora il prossimo brano che noi ascoltiamo ci porta più vicino forse a Henry Butler, se non altro dal punto di vista delle origini. Vogliamo dirne qualche cosa? Leggiamo il testo? Sarebbe bello, perché se il pubblico capisse di cosa si tratta credo che lo potrebbe apprezzare molto, è un pezzo meraviglioso. Allora facciamo così, leggiamo il testo o perlomeno diciamo di che cosa parla, com'è questo testo, lo ascoltiamo e poi della musica parliamo dopo averla ascoltata. Allora, forse bisogna sapere chi è Tallis. Tallis, certo. Thomas Tallis è stato uno dei massimi esponenti della scuola inglese, dei compositori inglesi, della generazione precedente William Byrd. È stato, noi purtroppo facciamo fatica a pensare che ci sia stato un Beethoven prima di Beethoven. Tallis è stato un Beethoven, è stato un musicista che non si può nemmeno descrivere. Non rimangono poi tantissime, l'opera omnia di Tallis non è gigantesca, eppure a lui si deve la formazione di una scuola di pensiero, di una scuola estetica, espressiva, senza pari in Inghilterra. Tutto quello che è venuto dopo Tallis. E William Byrd ha scritto un'ode. È un consort song, cioè una composizione tipica per quell'epoca, una composizione vocale con la prima parte affidata al canto e quindi l'espressione del testo, accompagnata da un quartetto di viola da gamba, ed è l'elegia per la morte di Thomas Tallis. Ecco, il testo inglese lo sentirete nel corso dell'esecuzione, la voce è quella di Jill Feldman, ma il senso del testo, tradotto in maniera molto, molto improvvisata, è: voi sacre muse, stirpe di Giove, voi che l'arte della musica incanta, scendete dai cieli cristallini, dalle vostre altezze cristalline, sulla terra dove ormai ha sede il dolore, e nella vostra diciamo tenuta da lutto con le lacrime negli occhi. Tallis è morto e la musica muore. Is
Questo dunque di William Byrd era Your Sacred Muses, dedicato alla morte, un ode insomma alla morte di Thomas Tallis. Tallis muore nel 1585, come ci diceva prima Roberto Gini, lasciando non solo un corpus di opere, ma come dire, una grande lezione, no? Lasciando proprio un'intera scuola, un intero modo di pensare, di cui William Byrd, nel quale diciamo William Byrd si riconosce come continuatore. Assolutamente. No? Poi avete notato che questo brano finisce con una cadenza sospesa, non è una cadenza quinto primo, è proprio una cadenza pagana, una cadenza sospesa, perché la morte è una cadenza sospesa alla fine, non è una fine, è una sospensione. E questo brano in particolare, particolarmente bello, struggente, ha questo elemento che è proprio la retorica, però la retorica non è la banalissima retorica di cui si parla oggi, una persona parla con retorica, la retorica è la consapevolezza che qualunque compositore delle epoche passate, spinto certo da un afflato creativo e quindi da una ispirazione artistica, filtrava però questo afflato attraverso la cultura e attraverso la retorica, attraverso la scienza praticamente. Per cui noi ascoltiamo questo pezzo, io spero, commossi, però siamo consapevoli del fatto che non c'è una sola frase che non sia una costruzione retorica, che non rappresenti anche il singolo vocabolo nelle note che lo compongono. Ci sono per esempio dei simboli chiari, si riscontrano per esempio in Bach, c'è un tema molto particolare che rappresenta il segno della croce, perché la posizione delle note è la posizione, il movimento della mano per farsi il segno della croce, questo è uno degli esempi. Ogni vocabolo è una costruzione retorica. Per noi musicisti la retorica non è uno sterile esercizio intellettuale. Comprendere la figura retorica che sta dietro ogni singola frase che noi suoniamo ci permette di capirne l'autentico significato e quindi di eseguirla per esempio con una scelta di tenuta del suono, di arcata, di sentimento, di affetto molto particolare. Per questo poi noi a Parma organizziamo questo laboratorio di retorica, perché soprattutto nelle scuole, nei conservatori e nei dipartimenti di musica antica in Francia e in Svizzera, la retorica adesso è una disciplina studiata, perché si è capito che è un elemento portante della comprensione della musica del passato. Però, ripeto, noi possiamo fare un'analisi retorica e lui stesso ne era consapevole della maggior parte delle opere di Richard Strauss, quindi si arriva al XX secolo, perché basta che voi ascoltiate la fine, il commento orchestrale della Metamorfosi di Daphne, che è un'opera del 1935, o i quattro ultimi Lieder di Strauss, per capire che la melodia sublime che a un certo punto parte dal violino e viene ripresa dal soprano ha lo stesso meccanismo di Monteverdi, di William Byrd, di una grandissima tradizione della musica occidentale che ha nella retorica proprio l'espressione, l'ossatura della sua espressione. Ecco, naturalmente appunto la retorica è appunto pervasiva a largo raggio, come ci spiegava e ci ricordava Roberto Gini, a noi arriva dal mondo antico, non è un caso che citando Richard Strauss uno degli esempi fosse Daphne, però presumo, ecco, forse chiedo a Roberto Gini, correggermi naturalmente se sbaglio, che nei dettagli, nelle cose, negli aspetti più minuti, conosca delle declinazioni diverse anche da contesto a contesto culturale. No? Quindi anche sostanzialmente in periodi contigui o quasi negli stessi anni, quel che accade in Inghilterra e quel che accade in Italia possono essere molto diversi. Lo chiedo in questo caso a Roberto Gini, interprete monteverdiano, perché Monteverdi è uno degli autori di cui si è occupato di più. Sì, abbastanza diversi, non sostanzialmente diversi, ma abbastanza diversi. La sostanza poi del gesto e dell'espressione della parola è la stessa, cioè la parola morte, la parola amore, gli accenti di erotismo e di sensualità sono uguali, però il sentimento, il sentire di culture diverse, questo si può percepire, come la morte per esempio nella tradizione religiosa protestante sia diverso, sia sentita e vissuta anche musicalmente, artisticamente in modo diverso che nella Chiesa cattolica, nei paesi
nostro, insomma. Monteverdi, quello di Monteverdi è un linguaggio molto diverso, lui scrive sia musica estremamente elaborata oppure anche composizioni apparentemente semplici che però, a differenza del brano che abbiamo ascoltato di Byrd, dove non si può aggiungere neanche una nota perché è una costruzione formale perfetta, si richiede da parte dell'interprete l'aggiunta di tutti quegli ornamenti che rendono la composizione ancora più bella. Posso citare una lettera di Guglielmo Gonzaga ad Alessandro Strigio, il quale mandò al duca di Mantova un madrigale su ordinazione, e la lettera di risposta di Guglielmo Gonzaga recita: ma caro Strigio, già il suo madrigale è perfetto e bellissimo così com'è, quando riceverà gli appropriati e necessari ordinamenti sarà ancora più bello. Quindi noi abbiamo nel appropriati nostro... e necessari, eh? Mi sì, sembra sono ecco, una sono coppiata di termini sì. molto sì, significativa. Sì. Però logicamente noi per tentare la ricostruzione di un ornamento, quello io ai miei allievi faccio l'esempio dell'architettura, cioè molti miei allievi vengono da paesi lontani, dal Giappone, dalla Cina, per cui hanno una percezione dell'Occidente oramai in questa omologazione abbastanza chiara, però soffermarsi a capire che una finestra e una porta sono due buchi nel muro che rispondono a delle proporzioni perfette, però alla fine sono delle aperture, ma che quelli che le contraddistingue nello stile è l'ornamento che poi alla fine diventa il soggetto stesso della costruzione dell'edificio che noi vediamo, è molto interessante. Nella musica è la stessa cosa, cioè si possono individuare in alcuni brani, in alcune arie o mottetti, delle formule melodiche ricorrenti che adesso noi sappiamo che sono in realtà dei soggetti, cioè delle formule che attendono di essere ornamentate. Ovviamente noi dobbiamo ornamentarli con gli strumenti culturali che abbiamo, cioè con i nostri trattati. Quindi dobbiamo spogliarci dell'idea che il trattato è un testo noioso e teorico e invece comprendere che contiene centinaia di pagine di musica che devono essere, per usare un termine moderno, copiate e incollate sul testo che noi abbiamo bisogno di ornamentare. Così suoniamo. Possiamo cantare ed eseguire un mottetto di Monteverdi con passaggi di Rognoni o di Conforti o di Bovicelli, esperienza che è veramente interessante. Ecco, nel caso dell'ascolto che faremo adesso assieme, O Bone Jesu? Beh, questo è tipico, è un mottetto tipico, è un piccolo mottetto, è una contemplazione dell'immagine di Cristo ed è un mottetto per due soprani. È tutto costruito nella sua, è apparentemente semplice perché senza gli appropriati ornamenti è bellissimo, ma gli appropriati ornamenti lo rendono sublime. E io ho, questo appartiene a una registrazione, questo estratto che ho fatto nel 2004 raccogliendo tutte le musiche che Monteverdi ha fatto stampare al di fuori delle grandi raccolte, che crea un corpus molto cospicuo dagli anni 10 del 600 fino agli anni successivi alla morte. Ho fatto proprio l'esperimento, avevo iniziato questo lavoro sull'ornamentazione che adesso è una mia materia di insegnamento, ma il risultato è stupefacente perché è difficile riuscire a percepire dove finisce la musica di Monteverdi e dove comincia in questo caso la musica di autori che mi hanno guidato, che ho consultato, quali Ottavio Durante o Conforti o Rognoni, Bovicelli. Io trovo che sia una pratica che dobbiamo ritrovare, anche perché questo permette di eseguire lo stesso mottetto in maniera totalmente differente, dando all'esecuzione l'impronta dell'interprete e quindi si evita di riciclare delle cose già sentite. Chi sono in questo caso gli esecutori? Era il mio gruppo, e le soprano sono Lavinia Bertotti e Antonella Gianese e io stesso all'organo. Allora, io direi che a questo punto non ci resta che ascoltarlo. Thank you.
Le voci di Lavinia Bertotti e Antonella Gianese, accompagnate da Roberto Gini per questo O Bone Jesu di Claudio Monteverdi. Ora, Roberto Gini, ci resta una manciata di minuti prima di dare spazio al notiziario. Con cosa vogliamo salutarci? L'ultimo disco, l'ultima avventura, insomma, perché dire l'ultimo disco mi sembra di essere un sì, più recente. Sì, è molto bello. Io ho cominciato, ho avuto la fortuna di iniziare a suonare con Wieland Kuijken, che è un violista che posso considerare, pur non avendo mai avuto delle lezioni di viola da gamba con lui, io ho imparato molto da lui, lo considero un maestro di viola da gamba. E abbiamo cominciato nell'86, io ero molto giovane, e abbiamo cominciato a suonare insieme e abbiamo sempre avuto questa idea di registrare le musiche di John Jenkins, interessantissimo musicista inglese, e questo è un disco che abbiamo fatto pochi anni fa, che raccoglie solo musica di Jenkins per due viole, e questa è una piccola sarabanda che conclude una breve suite per due viole col basso continuo. Va bene, allora io saluterei però Roberto Gini prima di questo nostro ascolto, che sarà poi l'ultimo di questo spazio. Cosa vogliamo ricordare, Roberto Gini? C'è un sito, c'è uno spazio a cui si può rimandare, una pagina Facebook, chi fosse curioso, interessato di scoprire qualcosa di più, per esempio sulle attività a Parma, sulla didattica di Parma? Io ho una pagina Facebook legata al conservatorio, però è aperta anche ad altre questioni musicali, per cui sì, ogni tanto si vede qualche comunicazione interna alla classe, però in realtà è un ambiente musicale legato in modo più ampio all'attività, che si chiama Le Violette di Parma. Molto poi bene. Tra parentesi, da gamba, in omaggio alla città e alla viola, ironico insomma. Certo. E poi sì, posso dire, ho un canale YouTube che ho aperto, dove ogni tanto metto qualcosa. Ottimo, allora grazie mille, grazie per Ma la disponibilità. Grazie a voi dell'onore e del piacere. E speriamo di ritrovarci presto, perché mi sembra che oggi abbiamo toccato tante cose, ma altrettante, forse anzi molte di più, sono le curiosità che... Perché questo è l'argomento della sì, musica, questo una argomento. Selva di vari passaggi. Una selva di vari passaggi, esatto, come avrebbe detto Rognoni. Sì. Grazie mille, grazie a voi, mille grazie a voi. Roberto Buonasera Gini. A tutti. E ci lasciamo allora con questa sarabanda con Wieland Kuijken e Roberto Gini. Grazie. Alle viole. Thank you.
E ora è venuto il momento di lasciare spazio al notiziario, alle solite notizie delle 22.30, dopodiché dall'Inghilterra, dove ci hanno riportato le viole di Roberto Gini e Wieland Kuijken attraverso questa sarabanda di John Jenkins. Siamo appunto compositore che è nato proprio alla fine del 500, quindi siamo nel pieno del 600. Da quell'Inghilterra lì ci spostiamo molto più vicini a noi e sia nel tempo che nello spazio, nel senso che ci spostiamo nella contemporaneità in Francia per la replica della puntata di Laser dedicata alle banlieue francesi, già andata in onda.